Dopo l'ulteriore scoramento per i gravi danni prodotti dai venti di burrasca della notte di sabato, i produttori agricoli ripropongono i temi e gli obiettivi posti venerdì scorso in Piazza del Popolo a Vittoria, con il sit-in che ha lanciato una piattaforma in 8 punti. Domani pomeriggio nella sede Avis, altro appuntamento. Questa volta sarà un incontro con i 4 deputati Iblei all'Assemblea regionale siciliana. Passaggio importante perché la Regione può molto sugli obiettivi della piattaforma, in via diretta nell'esercizio delle proprie competenze o anche come azione propulsiva nell'interlocuzione con le altre istituzioni nazionale ed europee. E intanto il movimento di protesta per la crisi dell'agricoltura è presente in varie forme. A Niscemi, con il sindaco del comune Nisseno, e il movimento dei Forconi, c'erano diversi produttori agricoli della fascia trasformata, da Pachino e Donna Lucata a Scoglitti. Il problema non è soltanto il carciofo, il pomodorino, il grano, ma è tutto l'intero settore agricolo siciliano che non serve, non funziona e che va ripensato in modo tale da un governo nazionale che deve difendere gli interessi dei siciliani, in modo plateale, con atti di governo veri e propri. Siamo stanchi di sentire promesse o di ricevere giustificazioni rispetto a una profonda crisi che costringe i nostri produttori a chiudere e i nostri giovani ad andare via dalla Sicilia. Questa è la battaglia che stiamo facendo per cercare di arrivare ad un obiettivo: fermare tutto quello, almeno limitare in qualche modo tutto quello che arriva dall'estero, istituzionalizzare i controlli ai porti, fermare quella merce che è sporca, perché noi stiamo mangiando grano avvelenato, probabilmente ortofrutta avvelenata, e nessuno se ne accorge. Sono tutti provvedimenti che probabilmente potrebbero essere all'ordine del giorno, dovrebbero essere stati già all'ordine del giorno anni fa, e invece non li rispetta nessuno. Lo dico da qui, probabilmente scriveremo ai prefetti, nessuno può lavarsene le mani. Nei prefetti, nei questori, tutti devono attenzionare questo problema dell'agricoltura, perché non è solo l'agricoltura sarda e soprattutto non è solo il latte ovino, non è solo l'arancia della piana di Catania, non è il pomodoro di Vittoria, è tutto un problema che si chiama agricoltura, ha un solo nemico, si chiama globalizzazione.